Jimle, oyo yo chim, Jimle. Benvenuti in questo spazio speciale in compagnia di Fratello Francesco Zambotti, sacerdote, ben trovato. Grazie mille, ben trovato anche voi. Fratello Francesco, ma padre Francesco in realtà ormai da diversi anni. Eh sì, ormai sono 17, Sono giovane ma vecchio. Lo ringraziamo doppiamente perché siamo ospiti di Casa Paola, che è una delle comunità. Lui è lo storico fondatore delle Tende di Cristo, che sono questi centri di accoglienza sparsi ormai in tutto il mondo, non soltanto in Italia, che a braccia aperte accolgono le persone con le problematiche più bisognose, persone che hanno problemi legati ad esempio alla tossicodipendenza, all'alcolismo, ma non solo. Sì, specialmente all'estero, diciamo così, Brasile e Messico, noi diamo la nostra opera tenendo presenti i bambini poveri, quelli che non hanno i genitori e che sono per lo più ammalati anche di varie malattie, apparentemente superata l'AIDS, ma non è proprio così, ma poi a questa malattia subentrano altre situazioni particolari nelle quali noi facciamo il possibile per intervenire, nonostante anche le difficoltà che ovviamente ci sono. E così pure in Messico abbiamo delle comunità stesse che sono malate di AIDS, a partire dal padre, la madre, i figli, assieme alla tossicodipendenza, varie miserie e difficoltà che diciamo caratterizzano un po' questi paesi poveri, apparentemente vogliono anche apparire come dei governi importanti, eccetera, ma poi alla fin fine sappiamo che minestra ci sia a tavola ogni giorno, quindi fame anche, carenza affettiva, carenza anche dal punto di vista spirituale, persone che vivono disperatamente anche in queste situazioni particolari di bisogno. Ecco, quindi noi siamo presenti lì come Tenda di Cristo, vogliamo dare la nostra amicizia, la dimensione di una condivisione, solidarietà, vivendo con loro, per loro, condividendo anche dei pericoli seri in questa nostra dimensione di accoglienza delle persone. Un impegno, quello delle tende, che è cominciato tanti anni fa. E ricordiamo anche il percorso di Padre Francesco, che è camilliano di formazione. Sì, sì, non solo di formazione, ma poi mi sono formato, ci hanno pensato le persone che abbiamo accolto da circa 35 anni fa. Io mi sono lasciato istruire dalle povertà delle persone, condividendo, tentando di capire, di mettermi in ascolto, e così via via siamo riusciti, diciamo così, a costruire qualche cosa. Non mi vergogno di dire con l'aiuto di Dio, dello Spirito Santo, perché solo in quella maniera noi siamo riusciti a esprimere interiormente ed esteriormente anche tutte quelle dimensioni non di assistenzialismo ma di condivisione proprio totale della persona. Quindi tanti anni ormai siamo un po' collaudati e quindi assieme a me ci sono stati e ci sono attualmente delle persone importanti, nel senso che condividono questa dimensione lottando giorno per giorno davanti a degli interrogativi, perché a volte accogliamo delle persone ma non sappiamo, specialmente quelle che provengono dal Pakistan, dall'India, dall'Africa, dall'Etiopia, eccetera, come recentemente in questi giorni, accogliamo queste persone che in fondo non conosciamo, e a volte non conosciamo nemmeno le lingue, perché l'arabo è vicino ma è lontano da noi, e così altri aspetti di linguistici per l'espressione, quindi l'inglese, il francese, a volte il tedesco, a volte
Così una cosa, culture diverse. Sì, riusciamo a farci capire che da parte nostra c'è proprio questa totale disposizione che aiuta molto a quel che è il quotidiano, quindi loro che incominciano a imparare la lingua italiana organizzata da noi, così tante altre cose che riducono un po' la distanza a livello linguistico, a livello culturale, a livello anche spirituale. Difatti in prospettiva abbiamo questa possibilità nella notte di Natale forse di dare il battesimo a 5 bambini, arrivano un po' da tutto il mondo, questa è una cosa straordinaria, molto bella, ecco, stiamo facendo tutta una preparazione di persone che arrivano appunto da religione che è anche la nostra o similari, e quindi facciamo questa apertura della Chiesa Cattolica a tutte quelle persone che attendono proprio un conforto anche nella fede. C'è sempre il plurale nelle parole di Padre Francesco, noi condividiamo, accogliamo, perché sono diverse le persone importanti, si diceva. Sì, perché poi è vero, c'è per esempio Pieranza, che poi parlerà anche lei, ma ci sono tante altre che a tempo pieno o part time si affacciano alla finestra della nostra casa e danno il meglio di sé. Queste sono molto importanti, e anche perché io piano piano devo scomparire per dare spazio a loro, ecco, perché questo è bello, il gioco della vita. Io ho dato quel che potevo e poi altri daranno continuità a quest'opera che è di Dio, non è mia, è di Dio. E sentirmi anche rassicurato che effettivamente, essendo non mia, quest'opera avrà una sua continuità, un suo modo di essere, magari cavalcando difficoltà nuove, diverse, situazioni diverse come quelle che sono accadute in questi 30 anni di persone che poi in qualche modo hanno anche abbandonato, diciamo, questa realtà e questa tipo di servizio esigente. È un servizio esigente perché ti prende, ti asciuga il sangue. Sono momenti in cui è difficile, uno dice ma come? È possibile dare continuità? Perché a fine giornata a volte si è veramente stanchi, logorati, però tutto questo diventa una cosa anche bella, una scommessa per la vita, ecco. Abbiamo sentito il nome di Pierangela, che è da tanti anni sì, fedele alla causa. Sì, e Pierangela è una volontaria proprio nel senso più pieno della parola, che si è lasciata fagocitare dal senso di una presenza verso i poveri, che lei vive nella fede, e quindi qualcosa di bello, poi lei a sua volta lo trasmette ad altri, e abbiamo un bel gruppo che, anche se a volte c'è una cosa remunerativa, quindi viene riconosciuta anche, diciamo così, un certo pagamento, però il come si pongono in questa dimensione, in questa barca, in questa nave, queste persone si comportano non perché sono state assunte al lavoro, ma perché hanno capito che c'è qualcosa di diverso, estremamente diverso da quel che sono così il lavoro inteso così come dimensione di fare dono della propria vita, nonostante per questo, quindi far dono della propria vita in questa causa. Pierangela, ricordiamo da quanto è a casa Paola? Beh, dalla sua nascita, che è stata nel 2010, quindi ben 11 anni che sono qui.
Quindi un bel cammino. Eh sì, è stato un bel percorso, no? Una bella sfida in questi anni, perché mi era stato chiesto così all'inizio, ma se ti senti tu di farlo? E ho detto, va bene, proviamo 6 mesi e poi vi do la risposta, no? E da questi 6 mesi siamo arrivati a 11 anni. Non ero formata, no, per questo incarico, ma penso che il desiderio era talmente grande di dedicarmi agli altri che ho superato tante mie paure, no? Comunque mi sono formata molto in questi anni. I poveri sono, come ha detto padre Francesco, una scuola. Mi sono arricchita, ho imparato da lui e soprattutto dalle persone che noi abbiamo accolto. E continuo a imparare da loro. Sono fonte di ricchezza. Persone che accogliete e che sono di varia provenienza, abbiamo detto, non soltanto come esperienza personale, ma anche come canali di arrivo. Eh sì. Ma diciamo che noi proprio siamo aperti come missione, siamo aperti a quelle che sono le nuove povertà e vedo che le povertà poi cambia la tipologia, no? Pensiamo che 5-6 anni fa avevamo gli arrivi coi barconi, per cui noi abbiamo ospitato i richiedenti asilo. Attualmente ospitiamo persone che vengono segnalate dai servizi sociali. Vengono segnalati non solo persone che sono persone italiane, ma vengono segnalate anche dei nuclei familiari, quindi parlo di donne con minori che sono stranieri, che vengono dall'estero, perché dall'Italia sono passati in Germania o in Francia, da là loro poi sono rimandati qua in Italia. Qua in Italia queste donne con minori si trovano senza una casa, senza un documento. Per cui noi stiamo anche facendo queste accoglienze. E da ultimo abbiamo accolto tre uomini che sono arrivati attraverso i corridoi umanitari di Sant'Egidio. Da soli non è possibile niente, ma si lavora insieme, quindi non solo insieme come associazione, come gruppo, che è importante che il gruppo sia coeso, ma anche sul territorio, perché il territorio ci ha permesso poi di inserire i ragazzi, i nostri ragazzi. Il lavoro di rete è stato molto importante. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando un progetto molto bello qui sul territorio che si chiama Porte Aperte, dove sono coinvolti i comuni ed altre realtà. Abbiamo aperto anche lo spazio tenda, non lo vorrei chiamare negozio, ma comunque è un luogo dove ci si può incontrare e possiamo incontrare anche i bisogni delle persone, perché qui noi magari siamo chiusi nella nostra comunità, nella nostra realtà, ma questo negozio è a Casalmaggiore, per cui è per incontrare le persone fuori, sentire un po' i loro bisogni e mettiamo a disposizione degli abiti che ci vengono donati. Però la cosa bella è che collaborano altre due associazioni, che sono le Aquile e ODV, le Aquile che nascono dall'Aquile Protezione Civile e le Acli di Casalmaggiore. Per cui insieme teniamo aperto questo spazio e stanno nascendo dei bei progetti. Un piccolo scorcio di quello che avviene forse lo si può vedere da quella che è la festa che fate ogni estate, la festa dei popoli, insomma, in cui le varie persone hanno un compito, c'è chi si occupa della preparazione, chi della cucina, ci sono tante attività da poter svolgere. Questo forse rende un po' l'idea, insomma. Sì, certo. Ecco, purtroppo questa festa a causa del Covid non abbiamo potuto, no, realizzarla, speriamo l'anno prossimo, no? Ecco, però all'interno della comunità c'è chi si occupa della cucina, fa i turni in cucina, chi riordina un po' la sala da pranzo, sono tante, non so, quando arrivano gli abiti che ci donano, smistarli. Adesso è arrivata una donna da 2 settimane con un bambino, che è sarta, per cui bellissimo, deve fare dei lavori, no, per padre Francesco. Adesso lei, intanto che noi siamo qua, lei è là alla macchina da cucire col suo bambino. Cerchiamo di vedere quello che la persona può dare, no? Capire quella che è e quindi quello che può dare, perché ognuno di noi può dare qualcosa. Abbiamo tutti un valore e questo noi lo possiamo donare agli altri. E fare in modo che l'altro doni, no? Metterlo in condizione di donare, perché molte volte
la paura, no? Anche la diffidenza, la paura può bloccare l'altra persona. Non mi interessa se quello che fa è perfetto, è come voglio io, ma l'importante è che quella persona si possa realizzare. Ecco Luca che è stato citato poco fa con parte della sua famiglia. Parte operativa altrove, oggi siamo qua a farvi compagnia, grazie che siete venuti anche quest'anno, ormai è un appuntamento e una ricorrenza che aspettiamo. E ogni anno vedi crescere qualcuno. È vero, è vero. Passano gli anni per tutti e quindi chi è più piccolo cresce a vista d'occhio. E voi vi occupate in particolare di cosa, tu e tua moglie? Allora, io mi sono responsabile della comunità per le dipendenze Tenda 2, dove attualmente abbiamo circa 10 ragazzi. Siamo in una fase un po' di fine percorso e di inizio per tanti altri ragazzi. E poi con Monica ci occupiamo di Casa Diego, che noi siamo una famiglia affidataria che ha deciso, grazie al sostegno della Tenda di Cristo, di aprire le nostre porte a contesti familiari anche più svariati, quindi non solo i minori ma anche mamme vittime di violenza che vengono di passaggio, diciamo, per poi andare in strutture che le possono seguire in maniera diversa, ma tante volte si risponde a delle emergenze spesso nel cuore della notte e quant'altro. Questo è un po' il nostro mondo, oltre ad avere i nostri 4 bimbi, 2 dei quali sono qui, il più grande e il più piccolo abbiamo portato Isacco e Eliseo, e così passiamo il nostro tempo in compagnia loro. E tutti si fanno compagnia a vicenda, anche i bimbi. Fanno compagnia pure i dispetti, come vedi, no? Sì, è un crescere insieme e siamo, ormai sono 3 anni che siamo qui e siamo felici di essere qui perché riusciamo a far crescere anche i nostri figli in un contesto valoriale nuovo e diverso, perché il vivere accanto a Casa Paola ci permette di far fare un'esperienza anche a loro, perché incontrano culture diverse, persone diverse. La tenda non ha un confine, come tante volte ha ricordato Padre Francesco. È d'accordo, sì, anche. Esatto. Si spostano i picchetti della tenda secondo delle esigenze. Questa è una bellissima filosofia proprio di vita, nel quale ci teniamo a far crescere anche i nostri figli. È certo. E vedrete sicuramente tante realtà. Sì, dalle più disparate, e tutte poi te le porti nel cuore. Da noi hanno appena finito 2 ragazzi che sono arrivati alla maggiore età che avevamo in affido, oggi abbiamo un'altra ragazza di 16 anni e ogni giorno si può dire ci sarebbe da rispondere a una richiesta, a un'emergenza, non sempre possibile, lotteriamo secondo anche le possibilità che in questo momento abbiamo. Abbiamo imparato nel tempo che a volte si è, tra virgolette, costretti anche a dire dei no, ma perché non si riuscirebbe a fare il bene della persona, dell'accoglienza, anche rispetto ai loro tempi e rispetto delle loro età. Parliamo ora con un altro ospite di Casa Paola. Come ti chiami e da quanto tempo sei qua? Mi chiamo Modi Gabriel. Sono quasi 10 anni che sono qua. Da dove vieni? Quindi vengo da quel paese sfortunatissimo lì, Sud Sudan, che è diventato indipendente nel 2011 da una lunga guerra di 40 anni, e finalmente abbiamo ottenuto questa indipendenza nel 2011. Sfortunatamente dopo 3 anni siamo ritornati in guerra ancora, fino ad oggi. È per questo che sei venuto via? Io ero già qua, ma stavo preparandomi per tornare a casa proprio dopo la fine della guerra, ma poi mi sono ammalato, sono stato operato, quindi una grande operazione che non mi ha lasciato tornare in casa. Tuttora ancora non è completamente guarito, però io seguo il mio paese da lontano. Le radici sono là? La tua famiglia anche? Hai qualcuno? Sì, quelle rimaste, io ho un nipote che si è fatto mancare anche un mese fa, quindi ho dei pronipoti piccolini ancora lì, che non li ho ancora visti e spero di vederli. Quindi verrà questo tempo ancora, quando li vedrò lì a casa ancora, se la guerra finisca. Quindi siamo dall'avvento, quindi anche lì
è un evento dove i migliori tempi arriveranno. Di che cosa ti occupi qua? Dunque, oltre a essere ospite, un po' anche attivo, collaborante, ma in special modo io do soltanto una mano nella traduzione delle lingue, lingua italiana, lingua araba, in italiano, quegli ospiti che arrivano e non sanno ancora parlare la lingua. Certo, molto importante la comunicazione. Molto, molto importante la comunicazione. E vado oltre anche a aiutarli a capire cos'è la tenda di Cristo, cos'è Casa Paola, quali sono le speranze. Si viene quando si ha un buio davanti, aspettando la luce. Come dice il direttore Padre Francesco, qui la luce verrà. E appena la luce si accende, si va a vivere una vita tranquilla. E nel frattempo in cui dobbiamo comprendersi, ecco, la comprensione qui dentro è molto importante. E molti dei ragazzi mi hanno ascoltato anche, si sono inseriti con questa grande speranza ancora di domani, quando troveranno una vita un po' migliore, perché molti vengono da questi paesi in guerra e molti anche vengono per la ricerca della vita migliore, no? Ci hanno informato che non so, l'Europa è paradiso e chi non andrebbe in paradiso? Quindi tutti cercano di venire per migliorare la loro vita. Io vi auguro a tutti un buon Natale, un Natale di vera rinascita in tutti i sensi, interiore ed anche esteriore. Ora andiamo a conoscere un'altra ospite di Casa Paola. Come ti chiami? Chi sei? What's your name? My name in italiano. In italiano, sì. È brava, riesce. Io sono Blessed Felix. Da dove vieni? Vengo dalla Nigeria. Dalla Nigeria. Vuoi dire quanti anni hai? Si può dire? Io ho 36 anni. E hai un bimbo piccolo? Sì, io ho bimbo piccolo, uno. Cosa fai qui a Casa Paola? Your work here in Casa Paola? Mio è lavoro qui. Cantare, cucinare, anche ballare. Adesso ti vediamo all'opera allora, perché sei brava a cantare, a ballare, a cucinare, anche a cucire. Sì, vero? Sì, io molto bene dalla cucinare, ballare, cantare. Adesso puoi cantare, che cosa canti, che cosa ci fai ascoltare? La mia musica è gospel, io cantare adesso. Sì, prego. Grazie. Rejoice now over me, all my enemies I shall rise again. If I fall seven times, I shall rise down seven times. If I'm poor today, I may be rich tomorrow. If I am barren today, I may be a mother tomorrow. If I'm not married today, I may be married tomorrow. My God is working on me. Savior is working on me. Lion of Judah is working on me. Ways through everything you change. I know Judah is working on me. Ways through everything you change.
Grazie, grazie a tutti. Grazie. Grazie a te per questo bellissimo regalo e sulle note della tua canzone, della tua bellissima voce. Ringraziamo te e tutti i protagonisti di questo spazio. Grazie come sempre a tutti voi per averci seguito e buone feste a tutti. Thank you.